L'Emilia-Romagna è pronta per affrontare l'internazionalizzazione del sistema produttivo. È questa infatti la più grande sfida che le imprese della nostra regione saranno chiamate a giocare nei prossimi 5 anni, in un momento in cui la crisi economica sta accelerando ulteriormente le dinamiche competitive a livello internazionale. E per continuare ad avere successo, le aziende del nostro territorio dovranno essere capaci di cogliere ogni possibile opportunità dovunque essa si presenti. Già in questi anni, in questi ultimi 10 anni, devo dire che se la nostra regione è stata sempre avanti rispetto alle altre, rispetto al paese per il suo tasso di crescita, è grazie al fatto che ha sempre avuto una capacità di penetrazione dei mercati molto forte. Il punto qual è? Che noi siamo molto forti nei settori che hanno, ahimè, subito di più gli effetti della crisi, ma soprattutto siamo presenti in quei paesi che hanno accusato in maniera estremamente pesante della crisi e invece siamo meno forti nei paesi che oggi stanno correndo più rapidamente. Si punta dunque su paesi quali India, Israele, Libia e Vietnam. Stiamo lavorando con la Confindustria, un format di Piazze Italia, il termine giusto, perché riproporranno la tipologia della piazza italiana come luogo del mercato, dell'incontro, dedicato alle piccole e medie imprese con un modello che si possa ripresentare e rappresentare con la stessa metodologia nei vari teatri dei mercati globali.